questione migranti. Adesso con il nuovo governo, insomma, sembra che il vento sia cambiato e c'è anche una disponibilità da parte dell'Europa e della stessa Germania di accogliere. Questo ovviamente è una domanda positivo, che prescinde dalla visita chiaramente del Presidente, di cui non si è formato, non si è parlato per nulla di questo, parlato per quanto mi riguarda solo della città di Napoli. Ma io credo che è venuto il momento, con la nascita del nuovo Parlamento europeo, della nuova Commissione, che si affronti finalmente in modo serio e diverso il tema della tragedia delle migrazioni. Se ne deve fare carico l'Europa intera, non può essere lasciata all'Italia, ma se ne deve fare carico in modo molto diverso, non solo nella distribuzione delle persone, ma anche nell'instaurare finalmente un rapporto diverso con l'Africa. Io credo che quella è la strategia. Poi c'è il momento della contingenza e che bisogna affrontarlo tutti insieme. Dei segnali sembra che cominciano a cogliersi, però sarei cauto, molto cauto, prima di dire che c'è un cambiamento poi concreto. Sicuramente non si vive più ogni giorno con quel clima di odio e di rancore che l'ex ministro dell'Interno lanciava e iniettava nel nostro paese quotidianamente.